Ciao ragazze, qui nevica e ci siamo chiuse in casa, quindi ho deciso di girare un video veloce per parlarvi di come fare a smettere di mangiarsi le unghie. Vi parlo per quanto riguarda la mia esperienza. Io ho iniziato a mangiarmi le unghie più o meno a 8 anni e sono riuscita a smettere qualche mese fa. E purtroppo il fatto di mangiarsi le unghie per le unghie stesse è un trauma. Infatti, anche se riuscite a smettere di mangiarvi le unghie, per un po' di tempo le vostre unghie ricresceranno deboli, ricresceranno magari molli, fragili, sfaldate. Quindi abbiate pazienza, perseverate, seguite alcuni semplici accorgimenti e vedrete che riuscirete ad avere poi delle unghie lunghe, belle e soprattutto sane e forti. Allora, a parer mio, gli smalti amari non aiutano molto. Perlomeno io quando mi mettevo gli smalti amari sulle unghie, mi rendevo conto che poi quando toccavo magari un pezzo di pane o qualcosa che poi avrei dovuto mangiare, questo gusto cattivo si trasferiva sulla cosa che mangiavo e quindi poi mi rimaneva in bocca. Lo smalto non faceva più l'effetto che doveva fare. Poi ho provato con la ricostruzione, anche questa non mi è stata utile perché sì, è vero che ha coperto le mie unghie naturali, avendo la ricostruzione per un pochettino di tempo le mie unghie sotto sono cresciute, ma crescono deboli perché comunque sono coperte da uno strato, crescono molli, quindi in ogni caso voi non risolvete il problema, lo rimandate semplicemente. E poi in ogni caso io anche quando avevo la ricostruzione avevo comunque sempre questa brutta abitudine di mettermi il dito in bocca. E a volte, soprattutto nei periodi in cui ero più nervosa, mordicchiavo persino la ricostruzione. Comunque, quello che è stato utile per me è stato mettere degli smalti colorati sulle unghie. Lo so che l'effetto, soprattutto i primi periodi, non è molto bello da vedere, non è molto gradevole. Però ecco, quando io magari avevo uno smalto acceso, bello forte sull'unghia, provavo magari inconsciamente, avvicinavo le mani alla bocca. Perché inconsciamente? Perché per me il mangiarsi l'unghia era un tic. Lo facevo nei momenti di maggiore stress, lo facevo quando ero pensierosa e tra virgolette mi accorgevo che mi stavo mangiando l'unghia quando magari ormai me ne ero già staccato un pezzo, mi ero staccata una pellicina e magari mi ero anche già fatta male. Anche perché ricordate, mangiarsi le unghie vi può portare moltissime infezioni. E lasciamo perdere comunque il discorso germi, perché cioè con le mani noi tocchiamo qualsiasi cosa, tocchiamo i soldi, tocchiamo i mezzi pubblici, tocchiamo magari le cose che ci sono in giro, quindi voi non potete immaginare quanti germi, quanti batteri si depositano sulle vostre mani. Quindi principalmente mangiarsi l'unghia è proprio una cosa sbagliatissima da fare perché comunque può portare a gravissime malattie. Al di là appunto del fatto estetico di avere un'unghia lunga. Comunque vi stavo dicendo, quando io mi rendevo conto che stavo avvicinando la mano perché il mio occhio percepiva il colore dell'unghia che si stava avvicinando, mi scattava quella cosa in testa che diceva: no, ti sei messa in testa di smettere di mangiarti le unghie, quindi non mangiarle. Diciamo che è anche una questione di forza di volontà. Avere il colore sulle unghie aiuta. Non è così semplice smettersi di mangiarsi le unghie, anche perché non possiamo comunque mettere smalti tutti i giorni, perché comunque l'unghia per crescere sana, per crescere forte, ha bisogno di respirare. Un altro accorgimento, secondo me, è quello di portarvi sempre dietro una lima, anche perché io mi rendevo conto che a parte quando ero stressata, a parte quando ero nervosa, mi mangiavo le unghie quando magari si sfaldava un pezzettino, si scheggiavano, si rompeva un pezzettino, cosa normalissima perché le nostre unghie hanno subito dei traumi per anni, quindi sono molto fragili e si rompono con molta facilità. Quindi se voi vi portate sempre dietro una lima, quando magari vedete quell'unghia scheggiata, invece di metterla in bocca e staccare il pezzettino che vi dà noia, prendete una lima e le limate. Accorgimento molto importante, per le unghie fragili,
Le lime migliori sono quelle di cartone o quelle di vetro. Molto importante a parer mio è quello di limare le unghie, non di tagliarle, perché tagliaunghie, forbicine, comunque anch'essi tagliando l'unghia possono comportare dei traumi e possono indebolire ulteriormente la vostra unghia. Un altro accorgimento importante è quello di non tenere troppo le mani in bocca e non tenere troppo le mani a mollo, quindi se dovete fare le faccende di casa, dovete lavare i piatti, è sempre meglio comunque mettere sopra un paio di guanti. Ci sono dei piccoli trucchetti, dei piccoli escamotage che voi potete adottare per far sembrare le vostre unghie più lunghe. Allora, la prima cosa è spingere molto bene le cuticole, non tagliarle le cuticole, perché le cuticole proteggono l'unghia. Quindi con un bastoncino di arancio, di ciliegio, ne trovate tantissimi in commercio, sono quelli che hanno una punta angolata, smussata. Spingete all'indietro le cuticole. Questa comunque è una cosa che va fatta anche quando avrete le unghie lunghe, ma le unghie lunghe. Ma vedrete che una volta che avrete spinto bene all'indietro le vostre cuticole, già l'unghia apparirà anche solo di qualche millimetro più lunga. Quindi spingere bene indietro le cuticole. Quando applicate lo smalto, non avvicinatevi troppo al giro cuticole, cioè avvicinatevi ma non coprite le cuticole, non mettete lo smalto sui bordi, lasciate sempre quel millimetro, mezzo millimetro sul bordo della vostra unghia. Questo vi darà comunque un effetto di unghia più lunga e più affusolata. Inoltre, come per i vestiti, ricordate che le linee orizzontali allargano, quindi se noi vogliamo dare l'effetto ottico di unghia più lunga, dobbiamo creare delle nail art nel senso della lunghezza dell'unghia. Questo, come per la figura, come per il corpo, darà immediatamente un effetto di allungamento, un effetto di slancio. Questi sono i consigli che io mi sento di darvi per la mia esperienza. Spero che vi possano essere utili. Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti o ulteriori informazioni, potete lasciarmi dei commenti qui sotto. Fatemi sapere quali sono state le vostre esperienze, quali sono stati le vostre tattiche, i vostri escamotage per smettere di mangiarsi le unghie. E niente, ci rivediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazze! Ciao!